Essere pronti per un figlio non si è mai pronti. Tutto parte dalla base, la stabilità, secondo me, e l'amore che c'è tra due persone. C'è stata una consapevolezza interiore che ha portato a dire ok, un pupo dentro casa è la cosa giusta. Quando ho fatto il test c'è stato un momento di confusione proprio totale. Diciamo che 9 mesi sono stati per me un momento dolcissimo, un momento bellissimo. Non ero né super protettivo, perché è giusto lasciare degli spazi, però avevo sempre un occhio di riguardo a quello che posso realmente fare, come posso essere utile in quel momento. La parte bella è stata quando avevamo dei dubbi e quindi siamo andati in ospedale per fare un controllo e stare un attimo un po' tranquilli. E da che pensavamo di vedere quel fagiolino proprio quasi impercettibile, e la sorpresa è stata che c'era Riccardo che già aveva mani, piedi. Ed era un movimento continuo. Lì ho realizzato veramente che c'era. Noi papà, fino a quando il bambino è dentro la pancia, hai l'idea di quando lo abbraccerai, no? L'idea della paternità. In realtà, secondo me, non ti rendi conto dell'amore che puoi provare per un bambino finché non ce l'hai in braccio. Io ho assistito al travaglio, ho assistito al parto, ho assistito a tutto. E fino a quel punto lì, dicevo spettacolo, bellissimo, magico, speciale. Quando poi è uscito fuori, l'ho preso in mano e mi sono reso conto veramente di quanto poteva essere grande questa cosa, perché non ho più detto magico, speciale, non sono riuscito proprio a di niente. Ho capito una cosa, che è lui che sta insegnando a me a fare il padre. Anche semplicemente, no? Dici, come prendo su mio figlio? Come lo tiro su? È lui che ti insegna come devi tirarlo su. La prima volta che lo tiri su, magari ti dice, guarda papà, ed è piccolo, non parla, però ti fa capire, guarda, mi tiri su nella maniera sbagliata, allora la prima volta magari ti piange, oppure te lo fa capire. L'idea che c'hai di un bambino è molto diversa dalla realtà. Nel senso che è molto più bella, ma molto più faticosa. Ognuno dice, devi descrivere l'amore, no? Per tuo figlio che ha 6 mesi, no? Per me è come scalare una montagna di piume, è impossibile. Cioè, quando vedi che comunica, che magari ecco, arrivi a casa e lui comincia ad allargare le braccia perché vuole venire in braccio, o magari mentre sta lì che si addormenta ti guarda così perso. Secondo me diventare padre è una cosa molto affascinante. Tante volte la domanda è, no? Adesso che c'è Ricky, mille domande. Però io girerei la domanda nel come ho fatto fino adesso senza di lui in 33 anni.